Ma sì, oggi dai, è stata una partita molto difficile, l'avevamo preparata bene, come sempre, e siamo stati bravi a interpretarla bene e poi da vera squadra siamo riusciti a chiuderla, con una bella vittoria. Questi sono 6 punti, non sono 3 punti secondo me, sono dei punti che alla fine faranno la differenza e ne siamo molto contenti. Sì, purtroppo io, diciamo, nella mia carriera sono sempre giudicato se segno o se non segno. Però, beh, anche il bello di un attaccante, magari non arriva una palla, una che magari giochi male, una che arriva e fai gol e prendi 7 in pagella. Però in questo momento magari difficile a livello personale di gol, l'importante è fare quello che chiede il mister e cercare di aiutare la squadra al 100%. E penso di averlo fatto, dopo si può fare molto meglio, ovviamente. Assolutamente, anzi, non vediamo l'ora di tornare in campo perché bisogna cavalcare l'onda e battere il ferro quando è caldo. E non vediamo l'ora che arrivi domenica per poter aggiungere 3 punti nella nostra classifica. Ecco, quindi siamo molto contenti perché secondo me vincere aiuta a vincere e ci dà molto morale. E niente, abbiamo adesso 2 giorni di tempo per preparare al meglio possibile la partita. Ma ci siamo guardati in faccia, poi ripeto, a Ravenna non abbiamo perso 3-0, ma è stata una partita 0-0 che in un campo difficile. Ci siamo guardati in faccia e dicendoci che bisognava dare qualcosa in più tutti, ma a livello caratteriale, a livello tecnico, a livello tattico, ecco, penso che abbia funzionato perché abbiamo fatto 6 punti in 2 partite. Ma ripeto, il passato ormai è passato e bisogna guardare avanti perché ci aspettano altre 13 finali che da qui anche un punto in più è fondamentale. Quindi adesso pensiamo a domenica, partita dopo partita, perché sarà una partita forse più difficile di questa. Ma diciamo, giocando una punta, magari oggi ho giocato più per la porta, diciamo, più centralmente, ecco, quando giochi magari a 2 punte, il mister ci chiede certe volte l'ampiezza, quindi magari certe volte sei fuori dallo specchio della porta. Ma ripeto, nel gioco del calcio secondo me non è importante il modulo, è come interpreti il modulo secondo me, perché puoi giocare anche a 5 attaccanti tutti insieme e magari non fai un tiro in porta. Secondo me è come interpreti la partita, come interpreti il modulo e il coraggio di magari di offendere, è quello che secondo me fa la differenza, in qualsiasi modulo sia. Però noi facciamo quello che ci dice il mister e oggi è lunedì sera, penso l'abbiamo fatto nel migliore dei modi.